Tre categorie di differenza non sono uno scherzo. Davanti ai 10.000 della Rechi, la Lazio di Petkovic e la Salernitana di Calderis sono scese in campo con il cartello lavoro in corso bene in vista. Tuttavia, entrambe hanno dato indicazioni positive ai loro allenatori. Triste e deprecabile il prologo alla sfida in famiglia con gli scontri tra tifoserie fuori dallo stadio che hanno rovinato il clima di festa. All'interno della Rechi tutto dimenticato con la presentazione ufficiale della squadra affidata all'attrice salernitana Carla Paglioli. Il ritorno della maglia granata dell'Ippocampo scalda il cuore dei tifosi ed in curva sono fuochi d'artificio. Calderisi conferma il 4-2-3-1 con la novità Silvestri a sinistra della difesa, Perpetuini affianca Montervino in mediana, Ginestra agisce dietro Topuzis. La Lazio sblocca subito il risultato, mani di Silvestri su cross di Scaloni e rigore. Ledesma trasforma con freddezza spiazzando Iannarilli. La Salernitana si riorganizza e sale di tono col passare dei minuti. L'occasione migliore arriva con un tiro da fuori di Montervino che chiama Marchetti alla parata spettacolare. Poco dopo applausi per Iannarilli, lesto a chiudere lo specchio a Zarate. La ripresa è caratterizzata dai tanti cambi. Mauri mette al sicuro il risultato ribadendo in gol un tiro di Gonzales che si era stampato sul palo. Poco dopo numero di Zarate che sfoggia un dribbling dei suoi prima di battere con un rasoterra mancino affilato Iannarilli. Nel finale ancora Montervino a sfiorare il gol della bandiera che sarebbe stato meritato, il palo gli dice di no. La Rechi applaude lo stesso. Il 4-2-3-1. Prove tecniche di campionato da una parte e dall'altra. Calderisi schiera inizialmente Iannarilli in porta, Chirialetti, Tuia, Luciani e Silvestri in difesa, Montervino e Perpetuini davanti alla retroguardia, Gustavo, Ginestra e Munar alle spalle di Topuzis. Il tecnico biancoceleste si affida a Marchetti, Trepali, Scaloni, Beava, Diaz, Cavanda in difesa, Ledesma e Ciana in mediana, Candreva, Zarate, Ljudic a sostegno di Klose. La Salernitana si segnala in avvio di gara per un guizzo di Munar che se ne va a Scaloni, ma per il resto è la Lazio protagonista iniziale della sfida. Il fallo di mani di Silvestri sul cross dalla destra di Scaloni costa subito caro ai granata. I biancocelesti guadagnano già al nono minuto un calcio di rigore battuto da Ledesma che regala il vantaggio alla squadra di Petkovic. Al quarto d'ora la Salernitana si va a vedere con un tentativo di Ginestra da fuori, mentre la Lazio chiama in causa Iannarilli in un paio di circostanze. Il portiere granata prima si salva sul colpo di testa di Ciana e manda in angolo, poi sul corner successivo blocca il pallone senza problemi. Dopo due timidi tentativi, prima con un cross di Ginestra, poi con un traversone di Chirialetti parato in due tempi da Marchetti, la squadra di Calderisi si rende realmente pericolosa con Montervino che con il suo destro costringe al miracolo Marchetti che si allunga e manda in angolo. Tocca poi a Iannarilli salire sugli scudi con la parata sul tiro a distanza ravvicinata di Zarate. La Salernitana continua ad affidarsi a tentativi da fuori di Ginestra, mentre l'argentino, biancoceleste, alla mezz'ora ci riprova con una punizione dal limite che finisce alta sulla traversa. Nella ripresa inizia la girandola di cambi e Mauri, appena entrato, firma il raddoppio laziale. Tutto nasce da un errore difensivo dei granata con Luciani. Il centrale perde palla, ne approfitta Gonzales che colpisce il palo sulla respinta. Mauri va a segno. E il gol del 2-0 per la Lazio. Sei minuti dopo anche Zarate mette la sua firma sulla gara della Rechi e dal limite dell'area con un gran destro in sacca alle spalle di Iannarilli. Parte la serie di cambi anche in casa granata, esce pure Ginestra. L'unico brivido per la Salernitana nel secondo tempo lo regala ancora Montervino che, come nella prima frazione, ci prova con un potente destro da limite, stavolta colpisce il palo alla sinistra di Bizzarri che nel frattempo ha preso il posto di Marchetti. Il mediano di Taranto esce poi tra gli applausi del pubblico. Sul taccuino rimane da annotare solo la girandola di sostituzioni, entrano tutti i granata, anche Giovanni Capozzoli, Esposito e Bovi. Alla fine la Lazio vince per 3-0 nella serata che segna il ritorno della Salernitana.